Buongiorno, benvenuti o bentornati sul mio canale. Oggi è il giorno della partenza, non mi soffermo tanto a parlare perché non abbiamo tanto tempo, però volevo fare appunto la clip d'acqua e niente, noi siamo già pronti, io mi sono già vestita, la bimba dorme ancora, quindi adesso la vado a prendere direttamente mentre dorme e si parte. La cosa che stufa non è che stiamo andando a Parma, ma più che altro il viaggio, cioè il viaggio è lunghissimo, quello è estenuante, poi per il resto a posto. Niente, ci aggiorniamo man mano e adesso diciamo che questa clip è molto veloce perché dobbiamo sbrigarci. Niente, ci aggiorniamo. Aiuto! Allora, siamo in macchina e abbiamo già salutato tutti e Sirius è qua. Sirio? Sirio? Niente, vabbè, gli farò trovare lo sterzo tutto bagnato al mio ragazzo. Comunque, Chiara l'abbiamo messa in macchina, poverina dormiva, però l'abbiamo dovuto fare. E niente, adesso stiamo facendo strada e al momento da qui fino a Palermo non registrerò nulla perché ho il telefono per la strada, quindi non posso registrare nulla, però poi da Napoli fino a Parma spero di registrare e anche in nave. E questo. Sono stanchissima e contenta. Stanotte siamo andati a dormire alle 3, ci siamo svegliati alle 7 e mezza e quindi sono un po' così, però ne vale la pena, tanto poi arrivando a Parma spero di poter riposare o anche oggi arrivando in nave spero di poter dormire, anche perché poi di notte dobbiamo stare in viaggio e niente. Ovviamente fare il viaggio con una bimba piccola di 3 mesi è un po' impegnativo, però la fortuna è che allatto io, quindi non abbiamo lo sbatti di andare neanche tipo biberon, scalda biberon, metti il latte, sterilizza, cioè questo sbatti non ce l'abbiamo perché comunque alla fine allatto, quindi direttamente attacco al seno e basta. Niente, sono felice allo stesso tempo triste perché qua comunque lascio i miei parenti, insomma mia nonna, mia mamma e tutto quanto, però allo stesso tempo sono felice perché non vedo l'ora di rientrare a casa mia e quindi se da un lato sto una cacca, dall'altra parte non vedo l'ora e quindi niente, questo. Ci aggiorniamo man mano noi e ultime ore a Marsala, cioè ultimi minuti a Marsala perché stiamo andando già. Ho preso colazione e qualcosa per il pranzo. Non fate caso a me, tutta pincicata, come si dice in dialetto. Allora, primo cambio pannolino in macchina, scomodissimi, però si va. Allora, salviettine, chicco e pannolino. E la vado a cambiare che già è tutta sporca sia di cacca che di pipì. Ciao mamma, tutta sporca, ciao mamma, tutta sporca, ciao, ciao, ciao. Ah, non vi ho detto che siamo in fila per entrare dentro la nave. E niente, vado a fare questo cambio pannolino veloce, gli vado a mettere questo che ci ha regalato zia Natalie e saliamo poi in nave. Aiuto, mamma mia. Veloce, veloce, devo muovermi. Allora, pannolino cambiato, signorina tutta pulita. Questo vestitino ce l'ha regalato zia Natalie con le principesse Biancaneve, Cenerentola, Belle. Oh, se Natalie vede questo video, c'è anche Bella, guarda. Guarda, c'è Bella, zia. E niente, adesso siccome la macchina è piccola, devo mettere l'ovetto giustamente qua. E niente, lei me la prende in braccio perché sennò non so come fare il tutto. E questo, aspettate, giro un attimo la videocamera. Allora, sono quasi le 11 e noi siamo appunto al porto di Palermo, come vi dicevo, siamo già in fila per la nave. Vi avevo detto già che non registravo dal
il viaggio tra Marsala e Palermo, appunto perché comunque avevo il navigatore nel telefono. E a Palermo ci sono davvero tante macchine, nessuno rispetta i segnali, quindi dovevo guardare il cellulare, insomma, per capire dove andare. Anche perché, oddio, non eravamo in ritardo, c'eravamo col tempo, però comunque è meglio arrivare sempre molto prima rispetto a quando parte. E adesso siamo in fila, credo che già stanno entrando i camion, comunque queste cose, quindi penso che a breve ci daranno una smossa anche a noi. E niente, io non vedo l'ora di salire e andare in cabina. L'unica cosa negativa è che comunque il viaggio è dalle 12 fino alle 9, quindi alle 9 di sera, questa sera, faremo il viaggio di ritorno verso casa in macchina. Quello sarà un po' preoccupante, però vediamo di farcela. Niente, penso che qua comunque si stanno dando una mossa per salire in nave. Aiuto, fuori c'è Giuseppe, da come vedete qua seduto, che si fuma una sigaretta con Sirius, perché giustamente appena è arrivato qua voleva subito scendere. E aiuto. Niente, speriamo bene. Allora, siamo saliti in nave, abbiamo già preso la cabina, lì ci sono io, vabbè, lasciamo stare, papà. Eh sì, ero stanchissimo perché in macchina non ha dormito. Quindi, allora, siamo arrivati in nave, siamo entrati, qua c'è Sirio, vi ho fatto vedere anche prima un po' lo specchio, eccetera. Qui c'è Bimba, adesso la spoglio un po' perché fa un caldo allucinante. Ciao a tutti, per me è buongiorno perché mi sono svegliata appena. Allora, sono le 7 quasi, la signorina ancora dorme da come potete vedere. Io però già mi sono vestita perché dobbiamo lasciare libera la camera in modo tale che loro puliscono. Andremo un po' nella hall e niente, adesso mi preparo lei. Non la vorrei svegliare ma purtroppo lo devo fare. Il signorino è già qua che fa casino, vabbè, niente, adesso mi sistemo le trecce, mi lavo i denti e basta, mamma mia, sono stanchissima e mancano ancora 7 ore di viaggio in macchina. Che poi tra l'altro noi siamo saliti col sole, non sapendo che adesso appena usciamo c'è buio, perché sono le 7. Niente. Poi... Allora, la camera è un disastro. Vabbè, lì ci sono le calzette del mio ragazzo con le scarpe, perché ci siamo portati le infradito per farci la doccia pure. Borsone con i cambi nostri della bimba e cose pure di questo signorino qua. Noi ci siamo cambiati, cioè io no, perché quando sono arrivata in camera subito mi sono messa il pigiama, quindi mi sono rimessa lo stesso vestito. Il mio ragazzo si è cambiato, infatti questa maglia adesso la metto qua. Lui già si è preso i vestiti puliti. Devo cambiare la signorina perché in nave c'è l'aria condizionata e non voglio che si raffreddi, quindi mi dispiace svegliarla ma devo. E niente, la camera non era niente di che alla fine, mi piace solo questo specchio così bello. Quindi sveglio Chiara e la vesto e poi quasi che siamo pronti.
Allora, siamo un attimo fermi in autogrill qui nella zona di Salerno. Sirius è dietro. Io ho la bimba in braccio perché ha fame e devo mangiare anch'io. Tanto siamo fermi, poi dopo prendo la metto di nuovo nell'ovetto. E niente, abbiamo preso le pizze che sono qua a Napoli e spero che le hanno tagliate vivamente perché se no non riusciamo a mangiarle. Comunque, vediamo. Niente, fa un caldo assurdo, tra l'altro ho dovuto spogliare la bimba perché giustamente sente caldo. E questo. Ciao mamma. Ciao a tutti. Siamo fermi in autogrill. Sto andando in bagno. Buongiorno. Allora, ci siamo fermati in autogrill qui nella zona di Firenze un attimo per fare diesel e io per andare in bagno e niente, mi sa che facciamo cambio alla guida perché la bimba dorme, quindi in teoria potremmo. Vediamo. Mamma mia, viaggio continuo. Allora, stavamo per partire, ma ha fatto Chiara una gran cagata e si è svegliata, quindi scendo e la vado a cambiare. Allora, siamo arrivati a casa già da un 20 minuti. Vado a farmi la doccia e poi parlo un attimo con voi. Allora, vi registro un attimo e poi vado velocemente a nonna. Allora, noi siamo arrivati a casa verso le 6:20 del mattino, stanchi, 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 un viaggio infinito, però vabbè. Non fa, cioè, purtroppo si deve fare, cioè, si doveva fare ormai una volta che eravamo giù. E niente, felici allo stesso tempo, non vedevamo l'ora di arrivare a casa nostra. Chiara è qui, l'ho già messa nel suo lettino dopo tanto tempo perché giù in Sicilia dormiva nel letto insieme a noi, solo che adesso a Parma. Devo cercare di riprendere l'abitudine di metterla nella sua culla e vediamo se funziona. Adesso sta funzionando perché è super stanca anche lei, quindi non vedeva l'ora di arrivare a nonna. Però vediamo se magari domani continua con questa abitudine oppure no. Avevo intenzione di farle il bagnetto, soltanto che arrivati a casa lei dormiva. E appoggiata lei dormiva, quindi niente, non gliel'ho fatto. Pensavo che una volta presa in braccio si svegliava, invece ha continuato a dormire, quindi l'ho presa e l'ho messa nel lettino. E niente, io mi sono fatta una doccia da come si vede. Adesso niente, vado a nanna e poi quando mi sveglio pranzo tranquillamente, una cosa così e basta. Aiuto. Niente, fatto sta che sono già le 8 meno un quarto. E perché tra sistemare due cosine, perché giustamente le cose essenziali le dovevamo scendere dalla macchina. Non abbiamo sceso tutto, però ci rimane anche questa, ecco, la macchina da scaricare. E mi sono fatta un trofeo qua. E niente, quindi dobbiamo anche scaricare la macchina, ma questo o domani o più tardi, vediamo. Quindi mi metto a dormire, non vorrei che lei si svegli e poi dopo non posso più dormire. Quindi mi metto a dormire, io comunque vi saluto
e il video lo chiudo così. E niente, vi ringrazio come al solito per avermi tenuto compagnia. Se volete iscrivervi negli altri profili social, vi lascio il mio nome, sia di TikTok che di Instagram. E se volete potete iscrivervi anche al canale YouTube e attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. E niente, io vi mando un grosso bacio, mi sbrigo perché ho paura che lei si sveglia, sta facendo troppe smosse. E niente, un bacio, ciao!